Dati i contenuti narrati, se ne sconsiglia l'ascolto ai bambini e a un pubblico sensibile. Il mistero dei bambini di Rebiribo 00, capitolo 82. E fissò le esche e piano piano avvicinò la sua mano sui capelli e notò che era tutta una messa in scena. Siamo spacciati. Est, al mio tre corriamo in cucina e prendiamo la prima cosa che capita, gli dissi sussurrando. Teo, non vorrei mica ucciderla. No, ti pare? Solo per tenere la guardia. Va bene. Uno, due, tre. Uscimmo fuori dall'armadio e andammo in cucina chiudendoci la porta alle spalle. Teo, hai visto la sua faccia? Non è lei, ma è Giulia. Che? L'ultimo bambino che viene ucciso dal capo impossessa la prossima vittima. Quindi in questo caso Giulia impossessa Sara, capito? Ho capito, Teo, ma se fuggiamo da tutto e da tutti? Cosa intendi dire? Aspettiamo che Sara si riprenda e domani facciamo le valigie e partiamo. Io voglio andare in fondo a tutta questa faccenda, Est. Ti stai facendo la condanna a morte, Teo. Io domani me ne vado. Sono stufa di questa situazione. Ti ricordo che in questa situazione ci sei pure te. E non per rinfacciartelo, ma anche te avevi perso la testa. Che cosa stai dicendo? Nel senso che hai ucciso il tuo ex. E lo hai fatto, ma non eri te. Qualcosa si è impossessata di te, quindi, sia dentro che fuori casa, non siamo al sicuro. Dobbiamo spezzare la maledizione. Ora ho capito. Teo, ho un'idea, anche se è folle. Cosa? Allora, hai presente gli stermini? Quindi? Tutti sono avvenuti in case diverse, però c'è un particolare che è fondamentale. Sono tutti collegati. E ho capito il perché. Vai avanti. In pratica è una reazione a catena. Una famiglia muore, la casa viene abbandonata fino all'arrivo di un'altra famiglia. Poi, dopo tutti gli avvenimenti che accadono, decidono così di traslocare e in quella casa vengono uccisi e così via con le altre famiglie. Teo, noi non dobbiamo abbandonare la casa, ho capito tutto. Quindi se noi abbandoniamo la casa, moriremo in un modo o nell'altro? Esatto. Si spalancò la porta e c'era Sara con questa cazzo di videocamera in mano e nell'altra mano impugnava un macete. Vi porto in un mondo migliore. Appena finì la frase, si avvicinò lentamente a noi, appoggiò la videocamera sul tavolo e...